Ciao a tutti ragazzi appassionati di motori, oggi finalmente siamo tornati con questo nuovo video qua sul canale. Purtroppo ultimamente, anche da come avete visto, i video sul canale stanno scarseggiando. Questo è dovuto soprattutto a causa della situazione in cui ci troviamo adesso. Purtroppo con questo blocco tra le regioni e in poche parole l'impossibilità di uscire di casa, gli unici video che posso fare in tranquillità in questo momento sono appunto quelli che posso registrare direttamente all'interno di casa, quindi video come questi oppure video classifiche che avete visto praticamente all'interno di questi primi mesi dell'anno. Ma tranquilli che appena la situazione si sbloccherà, speriamo il prima possibile, vi porterò nuovi video, soprattutto riguardanti prove di diverse moto. Oltre a questo, per questi contenuti mi sono già organizzato con un altro YouTuber sempre della mia zona. Quindi sono sicuro che verranno davvero dei bei video. Proprio per questo, nonostante il periodo, mi farebbe veramente tanto piacere vedere il vostro supporto qui sotto con un commento e un mi piace. Ok ragazzi, una volta detto questo, iniziamo a parlare dell'argomento principale del video. Argomento che, come avrete letto dal titolo, sicuramente non piacerà alla maggior parte degli appassionati di motori. Infatti andremo a parlare del possibile addio della produzione, quindi di conseguenza anche della vendita, di moto e scooter due tempi. Infatti, dal 31 dicembre del 2020 la produzione di moto e scooter due tempi omologabili, quindi targabili, utilizzabili tranquillamente in strada, è stata sospesa. Questa sospensione della produzione è dovuta alla nuova normativa antinquinamento Euro 5, che appunto è entrata in vigore il 1 gennaio del 2021 e che ha portato i limiti massimi di emissioni a un livello che è veramente irraggiungibile per qualsiasi tipo di motore due tempi. Infatti già con la precedente normativa Euro 4 i due tempi avevano avuto parecchi problemi. Per rispettare quella normativa, moto e scooter dovevano uscire di serie con delle marmitte che avevano il recupero dei fumi, che all'interno avevano diversi filtri che, è vero, andavano ad abbassare le emissioni, ma avevano tantissimi contro. Infatti queste marmitte qua, da originali, andavano ad abbassare drasticamente le prestazioni e in più facevano alzare anche la spesa di produzione proprio degli scooter. Infatti per questi motivi, con l'entrata in vigore dell'Euro 4, già molte case avevano deciso di abbandonare la produzione dei due tempi. Mentre ora, con l'introduzione di questa nuova normativa Euro 5, anche quelle poche case che avevano resistito e che avevano continuato a produrre due tempi si vedono costrette a sospendere proprio la produzione. Quindi proprio per questo motivo, se le cose non cambieranno, questo sarà l'ultimo anno in cui si potrà acquistare un due tempi nuovo, altrimenti dal 2022 in poi si potrà fare affidamento solamente al mercato dell'usato. È vero che la produzione è stata sospesa il 31 dicembre del 2020, ma ai concessionari sarà dato un altro anno per la vendita, quindi ci sarà tempo al massimo fino al 31 dicembre del 2021. Proprio per questo motivo, se siete intenzionati ad acquistare una moto o uno scooter due tempi, vi consiglio di affrettarvi perché avete veramente gli ultimi mesi per effettuare l'acquisto. In più vi voglio dare anche un consiglio, infatti se siete possessori di uno scooter o una moto due tempi venuta abbastanza bene, soprattutto quei modelli abbastanza ricercati come possono essere i classici Phantom, Booster, Zip, eccetera, tanto ormai li conoscete anche voi, vi consiglio appunto di tenerli bene e di non rovinarli. Perché con questo discorso qua, secondo il mio parere, in futuro, nei prossimi anni, acquisiranno un po' di valore, in quanto saranno modelli molto difficili da trovare. Ovviamente, dopo tutto questo discorso, chi ancora non l'avesse capito, ci tengo a sottolineare che questo discorso che ho fatto vale per le moto e per gli scooter omologabili, quindi targabili o utilizzabili su strada. Perché ovviamente la normativa antinquinamento si rivolge alle moto circolanti su strada. Quindi il discorso che ho fatto non vale assolutamente per moto e scooter da competizione, che si potranno continuare ad acquistare anche tra 1 o 2 anni senza alcun tipo di problema. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto. Era un video semplice che mi avete richiesto in tanti, che andava un po' a riassumere tutta la situazione due tempi che si è creata all'interno di questo anno. Mi raccomando, se avete qualche domanda fatemela qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere anche i prossimi video quando, speriamo, si potrà riuscire in moto tranquillamente. Ok, detto questo è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!